Intanto saluto Gianni Bonini, che mi perdonerà per questa premessa un po' lunga, ma insomma era doverosa, americanista, il nodo di Gordio, think tank di geopolitica. Ciao Gianni, è un piacere ritrovarti. Anche a me con voi parlo sempre molto volentieri con voi perché lasciate sviluppare i ragionamenti, è un riconoscimento meritato alla tua persona e alla tua televisione. Grazie Gianni, sei sempre molto, molto squisito e la stessa stima è nei tuoi confronti, anche perché appunto su temi come questo con te c'è la possibilità, è reciproco, no? Un po' l'obiettivo di parlarne senza lasciarsi andare a facili polemiche o a facili, insomma, sfottò, per così dire. Infatti l'intento non è quello di ovviamente portare questo tema a livelli terra-terra, anzi cercare di capire quanto le parole possono magari penalizzare delle trattative, il contrario, cioè cercare di capire quanto invece bisogna prestare attenzione veramente a tutto. Allora, sei d'accordo, le parole hanno un peso enorme nella vita in generale, ma soprattutto quando si riveste un ruolo istituzionale, Gianni? Non c'è ombra di dubbio, le parole e i toni si sono pericolosamente alzati nell'ultimo periodo e le parole sono pietre, poi marcano i rapporti tra i paesi e tra i leader. Quindi non sono qui, non voglio sottovalutare la pesantezza di certe dichiarazioni dall'una e dall'altra parte. È anche un po' un gioco delle parti, se vogliamo, no? Si dice delle cose estreme per poi correggerle, mandare dei segnali, però è un gioco pericoloso perché questo gioco sta portando a un'interruzione dei rapporti ufficiali tra la Russia e gli Stati Uniti e in parte anche con l'Europa, un'interruzione dei canali legittimati, quelli diplomatici, poi naturalmente. Come hai detto bene te, le trattative continuano, i dialoghi e i colloqui sotto traccia continuano, ma non si può non sottolineare che certe interruzioni di rapporti tra la Russia e l'Occidente siano pericolosi. Non si sono avuti neanche, faccio un esempio, nella crisi del 1962 per i missili sovietici a Cuba, quando comunque i canali diplomatici funzionarono e portarono allo smantellamento dei missili sovietici a Cuba, anzi al fatto che non furono installati, e allo smantellamento, per l'altra parte, dei missili americani che erano installati in Turchia. Dico questo perché credo che Biden, con queste sue dichiarazioni molto forti, voglia marcare, forse eccessivamente, una ripresa a pieno titolo di leadership degli Stati Uniti sull'Europa. E qui si viene al punto. Quello che viene a mancare sia in termini politici, sia in termini di rapporti diplomatici, è l'Europa. È un vuoto purtroppo che in questi 33 anni, ormai tanti sono gli anni passati dalla caduta del muro di Berlino, l'Europa non è riuscita a ricoprire, cioè spicca in tutta questa vicenda della guerra ucraina, spicca il silenzio pesante, diplomatico, politico, se vogliamo alla fine anche militare dell'Europa, almeno a partire dal 2014. Quindi Biden in qualche modo occupa, se vogliamo estremizzare il concetto, un vuoto politico che l'Europa ha lasciato in questi 33 anni, quando invece doveva guidare la transizione del campo sovietico verso la democrazia e verso un nuovo assetto, come ho detto anche l'ultima volta alla tua televisione, verso un assetto euroasiatico più stabilizzato. Questa è stata una grossissima mancanza dell'Europa. La Brexit insieme a Piazza Maidan era un segnale importante, per esempio, e non è stato colto. La Brexit è un vulnus pesantissimo nella politica europea, perché di fatto staccava dalla prospettiva di unificazione politica del continente un paese come la Gran Bretagna che proprio per la storia dei suoi rapporti atlantici invece doveva essere tenuto strettamente agganciato alla prospettiva europea. Assolutamente sì, e mi inserisco solo per dire, e poi un fallimento anche, dimmi se sto esagerando, per tutto il progetto europeo, no? Perché appunto aver permesso che un paese come la Gran Bretagna volesse di sua iniziativa staccarsi e anche con tutto
tutte le ripercussioni, anche con la trafila pesantissima che c'è stato, perché poi anche questo non bisogna dimenticarsene, ce ne siamo dimenticati perché appena è andato tutto tra virgolette a buon fine, cioè quando la Gran Bretagna è riuscita a uscire dall'Unione Europea, è partito tutto il Covid, quindi abbiamo spostato il nostro interesse ad altri temi, però insomma è un elemento da non sottovalutare, forse lo abbiamo sottovalutato perché ci siamo dedicati ad altro, però insomma è un po' il fallimento del progetto, è così Gianni? Abbiamo un riso, mentre andava preso seriamente, cioè non era, come dire, sembrava la battuta famosa di Catalano in quelli della Notte di Arbore, si sta meglio perché siamo meno, no? Meno siamo e meglio stiamo, e non è così. Portare la Gran Bretagna dentro un'Europa politica voleva dire, come dire, chiudere due secoli almeno, ma di più, di competizione tra la Gran Bretagna e le potenze che hanno, la Germania in primis, hanno tentato nell'Ottocento e nel Novecento, in maniera diversa e creando due guerre mondiali, hanno tentato di unificare l'Europa. Tenere la Gran Bretagna attaccata alla prospettiva europea era un passaggio fondamentale per ridare peso politico e militare, oltre che economico, all'Europa, certo, politica, che a questo punto non c'è. Io devo dire con franchezza, ho sempre sperato che ci fosse, come dire, qualche colpo di coda che rimettesse in carreggiata il progetto, che poi nasceva anche da Maastricht, perché a Maastricht non è stato solo legittimato un mercato economico unico europeo, che già c'era, ma è stato legittimato un percorso politico che purtroppo non si è avverato. E qui le colpe della Germania sono molto, molto forti. Purtroppo la Germania già nel 1991 a questo aspetto si dà poca importanza, all'implosione jugoslava e alla guerra nel Kosovo si dà poca importanza, ma invece sono stati due elementi che hanno fatto detonare, come dire, l'Europa, riportando la NATO in gioco in maniera questa volta più che difensiva, forse anche offensiva tra virgolette, e sono nate dal riconoscimento della Germania nel 1991 della Slovenia e della Croazia. La Germania in quel caso ha contravvenuto a degli accordi in sede europea che prevedevano invece appunto questo accompagnamento del campo sovietico nel sistema democratico parlamentare europeo. Ok, ma se dovessi chiederti Gianni, se alla luce di quello che hai detto tu, il punto della situazione rispetto all'Europa, anche al ruolo dell'America, a Biden ovviamente che adesso è il presidente americano, se con questo conflitto Russia-Ucraina ci troviamo davvero a un momento di svolta, e per momento di svolta adesso non sappiamo ancora di che tipo sarà questa svolta, è corretto o eccessivo? Ma secondo me è corretto, purtroppo. Io come te, come molti, come tutta la gente di buona volontà, abbiamo sperato che questa fosse una guerra di breve durata. Ah, certo. E mi sembra non lo stia diventando, sta diventando comunque, vada una guerra di logoramento. Voglio dire, Zelensky a dire, scusami se ti interrompo, ma ci sta, pronti allo status di neutralità, o è una prima sconfitta dell'Ucraina, ammesso che non ce ne siano già altre? Ma io credo che la guerra in Ucraina porterà a un allungamento del limes russo verso ovest e nel contempo a un altro allungamento della NATO verso est, che non sono cose che vanno nel senso della pace, purtroppo. Io la neutralità ucraina era una partita che doveva giocarsi l'Europa, ma doveva giocarsela in questi 8 anni da Piazza Maidan, quando doveva avvertire la pericolosità della situazione ucraina. Vi erano stati tanti segnali appunto in questo senso, e invece non ha saputo, a parte alcune, voglio dire, uscite un po' velleitarie anche di Macron, della stessa Merkel, non è riuscita però a stabilizzare la situazione, a portare avanti questo processo di neutralizzazione. Biden, di fronte a un'Europa incapace di difendersi, incapace di raggiungere unità politica, ripropone la leadership americana. E questo, voglio dire, vedi,
in geopolitica i vuoti vanno sempre colmati. Io mi piace citare sempre un pezzo della Colin McCullough del suo Cesare, un bellissimo romanzo storico, quando Cesare dice a Vercingetorice: devi rassegnarti, o una briglia leggera di Roma oppure il giogo germanico. Cioè i vuoti in geopolitica si riempiono immediatamente, e il vuoto politico è stato riempito da Biden, al di là dei toni. Del resto lo stesso Trump, lo stesso Trump forse puntava invece a una politica di riconoscimento più kissingeriana con la Russia, di fatto puntando soprattutto, come dire, mettendo il focus sullo scontro con la Cina. Però insomma l'Europa l'aveva messa in salita dicendo che comunque doveva aumentare la sua percentuale di spese militari, cioè aveva fatto sentire all'Europa la necessità di quella famosa difesa comune europea che non si è mai realizzata, rispetto anche al di là dei proclami anche dello stesso Macron. E oggi quando leggo che si aumentano le spese militari, non so se è vero o se è falso, però mi sembra manchi quel quadro politico di difesa europea. Oggi le spese militari, cioè, pensiamo che soltanto pochi mesi fa Macron diceva che la NATO ormai era un organismo militare, politico militare superato. Figuriamoci se non ci fosse stata la NATO in questo contesto, insomma, sicuramente, no? Lui diceva questo, cioè che la NATO deve essere superata, e oggi invece la nostra difesa, che appunto, ci piaccia o non ci piaccia, arriva da lì, perché non abbiamo, esatto, perché in Europa non abbiamo una difesa comune, quindi anche qui appunto, e sono tutte questioni e operazioni che dovremo fare poi, e sarà lì il bello, Gianni, scusami il cinismo, nel senso che poi è ovvio prima risolvere la situazione di oggi, ma poi sarà dopo, no? Che tutti i nodi verranno ancora più al pettine, se non sono già venuti tutti al pettine. Senti, tornando al discorso di Biden, però, e non solo, perché poi cito anche un altro personaggio che peraltro è di casa nostra, in un sondaggio che è stato fatto, per il 52% degli americani Biden è un leader debole. Qualcuno sostiene anche che spesso perda un po' la cognizione delle cose durante le conferenze stampa, che si confonda, che sia evasivo su certi aspetti, che non risponda nel merito delle domande che per esempio gli vengono poste dai giornalisti. Ma insomma, questa frase, Vladimir Putin è un macellaio che non può restare al potere, come la consideri tu? È così grave, diciamo così, ovviamente inserita in un contesto in cui c'è una diplomazia in corso e in cui si sta cercando di veramente porre fine alla guerra quanto prima? Ma la frase è molto grave, non certo una frase, è un'espressione compatibile con il linguaggio diplomatico e dei rapporti appunto basati sul riconoscimento reciproco che noi tutti auspichiamo in qualche modo, quindi è grave. È stata peraltro corretta poi subito dopo da Anthony Blinken, no? Che ha detto che non puntiamo, gli Stati Uniti non giocano un rovesciamento. Esatto. Ecco, io un po' che è una frase composta da due punti: macellaio, che quindi riferito alla persona, e poi appunto che non può restare al potere, che è stata smentita, come dire, non intendiamo far cascare. Quindi, come ti dicevo prima, potrebbe essere anche un po' un gioco delle parti. Io minaccio e al tempo stesso faccio una smentita. Sono, se vuoi, i nuovi linguaggi che non appartengono alla storia del processo diplomatico, ma insomma questi sono. Mi sembrano frasi piuttosto gravi da questo punto di vista, però io... Sulla debolezza di Biden sarà anche debole, sarà anche, come dire, un'espressione politica debole, ma forte è il complesso politico, militare, industriale che lo sostiene, che ha vinto delle travagliate elezioni con Trump, e che oggi ripropone, come dire, l'unipolarismo americano al mondo. Insomma, voglio dire, gli americani fanno sapere a tutti che nel nuovo multipolarismo mondiale non accettano, come dire, di essere considerati pari agli altri, che hanno un ruolo di leadership, e che questa leadership intendono esercitarla. Quindi poi, sai, le contraddizioni, le gaffe che sicuramente ci sono di Biden
a mio avviso non coprono, non nascondono la forza di questo grande complesso politico, di questa grande nazione imperiale che si è presa sulle spalle il destino dell'Occidente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, che ha vinto la Guerra Fredda, che in questi 30 anni comunque ha tentato, di fronte al multipolarismo esplosivo dopo la caduta del muro di Berlino, e che oggi rischia di produrre delle convulsioni pericolose. Vedi, penso per esempio al quadrante medio orientale, che gli americani pensavano in qualche modo di contenere con le primavere arabe attraverso una serie di cambi di regime che hanno investito la Tunisia, l'Egitto, fino a Gheddafi, e poi tutto sommato al cambio di regime fallito in Siria. Gli americani attraverso le primavere arabe puntavano comunque a una certa stabilità del quadrante medio orientale, che oggi purtroppo sembra un'operazione invece che ha ridato forza alle pulsioni e ai contrasti di questa parte del mondo, che è dal 45 instabile, insomma, non ha mai conosciuto la pace, in particolare dal 67. Ma insomma, voglio dire, non c'è solo il limes ucraino, c'è anche la questione medio orientale. C'è per esempio una cosa che nessuno ha notato, che fa parte però del nuovo disordine mondiale, se mi consenti, sì. È il fatto che dopo dal 45, insomma, la guerra tra russi e giapponesi non è mai ufficialmente stata chiusa, un trattato di pace vero e proprio non c'è mai stato, e in questi ultimi giorni la Russia ha fatto saltare le trattative di pace definitive col Giappone, che poi riguardano in particolare, da un punto di vista geopolitico, il governo delle isole Kurili, che uniscono Hokkaido alla Kamchatka. Sembra di essere in una parte di mondo marginale, ma non lo è. Così come non si può sottovalutare il voto pesante all'ONU, l'astensione pesante di paesi come l'India, il Pakistan. L'India sta nel Quad, nel quadrilatero di difesa Indo-Pacifico guidato dagli Stati Uniti. Cioè, okay. Allora, di fronte a questa situazione di grande disordine mondiale e di fronte al vuoto politico, ribadisco, dell'Europa, gli americani tentano di riprendere la leadership, non possono lasciare le cose. Poi si può essere d'accordo o non d'accordo. Io, per esempio, con le primavere arabe, fin dall'inizio l'ho ritenuta, dall'intervento all'Università del Cairo di Obama nel 2009, ho sempre ritenuto una politica sbagliatissima degli americani, che dovevano sostenere i loro alleati, perché tali erano Mubarak e Ben Ali. Però, di fatto, voglio dire, qualcuno doveva impedire questo. Io insisto su questo fatto che l'Europa è totalmente assente. Ecco, ma su questo vuoto politico dell'Europa mi sono appuntata, come posizioni le sanzioni? Cioè, le sanzioni sono un'unica cosa che poteva fare proprio perché c'è il vuoto politico, oppure è una cosa buona e giusta? Cioè, è finalmente, mettiamola così, i due poli, no? È finalmente una cosa giusta che ha fatto l'Europa in un contesto in cui appunto c'è un vuoto comunque. La giustizia la governano sempre i vincitori, ma guarda, quindi le cose giuste la definiscono chi vince. Il problema vero è che dal punto di vista americano il meccanismo delle sanzioni può essere un meccanismo giusto e che evita un coinvolgimento diretto in guerra della NATO. Certo, mandare la NATO in guerra, non intervenendo militarmente, si intervenisce. Si interviene economicamente, sì. Scusate. Quanto convengono? Sì. Per rotto. No, quanto convengono all'Europa? Perdonami Gianni, ho usato un verbo in modo sbagliato, mi sono corretta subito, mi è uscito un verbo un po' strano in italiano. Prego, era solo una precisazione. Prego. No, quanto convengono all'Europa non lo so. Io seguo con preoccupazione, soprattutto per quanto riguarda le vicende italiane, le convulsioni del nostro paese, soprattutto attraverso i media principali. Parliamo di svolta energetica in questi giorni, perché gli americani hanno detto che
ci forniranno 15 miliardi di metri cubi di gas, ma rispetto tramite di gas naturale liquefatto, cioè che si muove sulle navi, rispetto al consumo che noi abbiamo del gas russo di 155 miliardi di metri cubi. Quindi già vediamo subito che il gas naturale liquefatto americano sostituisce soltanto il 10% di un'eventuale mancanza, sì, di gas naturale russo, che invece si muove sul tubo. Voglio sottolineare che per noi il gas naturale, su cui noi abbiamo impostato la ricostruzione degli anni 50 e una politica di stabilità e di pace nel Mediterraneo, perché come ho avuto già modo di dire altre volte, la politica di Mattei e quella del gas naturale non è stata solo una politica energetica tout court, è stata una geopolitica complessiva, perché attraverso il gas naturale noi fornivamo ai paesi rivieraschi della riva sud del Mediterraneo gli strumenti finanziari necessari per portare avanti il loro processo di decolonizzazione e di indipendenza, e l'abbiamo fatto nel quadro della guerra fredda e sostanzialmente con l'accordo degli Stati Uniti e della vecchia Unione Sovietica. Quindi voglio dire, sul gas naturale si basa non solo il riscaldamento delle nostre case, ma si basano le nostre centrali elettriche. Quindi fare a meno del gas russo non è una cosa facile, tanto più che noi non abbiamo i rigassificatori. Si parla ultimamente di svolta nella politica energetica, consentimelo di dire, qui richiamo ancora una volta il ruolo da protagonista in negativo della Germania. Ma questa cosa della svolta energetica si poteva attivare a partire almeno dal 2014, dopo i fatti di Maidan, sì, e dell'annessione della Crimea da parte di Putin. Si poteva allora cominciare a impostare una politica energetica diversificata, perché ci vogliono molti anni. Non si può parlare di svolta in termini nel breve periodo, durante l'anno, come sento dire, durante l'anno in corso. Ci vogliono parecchi anni per fare rigassificatori, per fare le centrali nucleari, se vogliamo sposare nuovamente il nucleare, ci vogliono parecchi anni. E allora si poteva in questi anni cominciare a intraprendere questa correzione di rotta e questo percorso, approfittando anche di una Russia che non aveva dissotterrato, se mi consenti, l'ascia di guerra. Quindi potevamo farlo allora, e invece abbiamo perseguito una politica, quella della transizione green europea, e oggi ci troviamo, mi sembra, a smentire clamorosamente, perché si parla di riattivare le centrali nucleari, addirittura di rimettere in funzione le centrali a carbone, ma figuriamoci. Si poteva in questi 8 anni che ci separano dalla piazza Maidan del 2014, si poteva fare una correzione di rotta e non impostare una politica energetica europea, qui ci sono gravi responsabilità anche della nostra politica nazionale, tutta tributaria delle materie prime in gran parte controllate dalla Cina, il nickel, il cobalto. Certo, diciamo, cioè, che l'Italia su più cose, petrolio, gas, ma anche materie prime come hai citato tu, ma anche il grano eccetera, è in balia sempre di qualcun altro, e quindi nel momento in cui poi ci sono delle emergenze, insomma, il dado è tratto, purtroppo. Era ovvio questo epilogo. Poi chiaramente nessuno si aspettava la guerra, però una qualsiasi motivazione, no, che possa sfaldare questi accordi commerciali, se non c'è un piano B già disponibile, e noi non ce l'abbiamo se non appunto nel lungo periodo, ovviamente la situazione è questa. Allora Gianni, io ti devo salutare, giusto per dovere di cronaca, perché prima dicevo c'è un'altra frase che aveva fatto scalpore, non è di Biden, non è quella del macellaio, è quella del nostro ministro Luigi Di Maio, che aveva definito Putin peggio di un animale, non so se vi ricordate, e anche questo aveva, insomma, fatto un po' il giro delle varie testate, e secondo qualcuno era un po' una volgarità, leggo questa cosa che è stata scritta, che ferisce a morte il prestigio dell'Italia. Poi che si pensi, scusami una battuta finale, si potrebbe dire Putin è andato a scuola da Di Maio, il che non è molto confortante. No, non è molto confortante. Io stavo dicendo che si pensi o meno, però insomma in sede
più istituzionale. Scusami, scusami, Biden è andato a scuola di Di Maio, perché quella frase Biden, sì, sì, avevo, scusami, avevo... la gaffe, no, figurati, e anch'io faccio figurati. Le gaffe. Vabbè, le gaffe le fanno tutti, io prima ho usato un verbo che non c'entrava niente, vabbè, capita nel parlato comune. Grazie Gianni Bonini, come sempre, a presto. Grazie sulle fonti TV, sempre molto interessante ascoltarti, ti seguiamo sul nodo di Gordio, grazie, buona giornata.